Una curiosità, Stefano, e ha detto della partita contro il Chievo, credo anche rispetto a quella col Novara, cioè due trasferte vinte magari giocando meno bene, una trasferta persa giocando certamente meglio. A me ha molto impressionato sul 3-0 il fatto che cercaste davvero con grande forza il gol del 3-1. Tutto sommato può andar bene così, cioè nel senso non è venuto il risultato, ma può andar bene. Magari avete avuto di più le altre volte e questa volta ci sta di prendere di meno perché la squadra ha giocato bene. Capisco, interpreto bene le parole di Pioli? Sì, può andare bene così, no, può andare bene così, no, perché noi abbiamo bisogno di mettere punti nella nostra classifica, questo è inevitabile, che però alla lunga sicuramente le prestazioni positive possono portare a una certa continuità di risultati, è innegabile che sia così, quindi dal punto di vista della prestazione la squadra sta crescendo, abbiamo fatto una partita con grande continuità, però ho commesso un paio di ingenuità di errori dove i nostri avversari sono stati molto bravi ad approfittarne, però come giustamente sottolineato, ma sia sull'1-0 sia sul 2-0 per loro la squadra non ha mai smesso di crederci, di giocare e di creare occasione. È altrettanto vero che ci capita un po' troppo spesso di subire queste disattenzioni, questi errori, di andare sotto doppiamente nel risultato, quindi questo è un miglioramento che la squadra da punto di vista dell'attenzione e della determinazione deve senz'altro fare. Quindi diciamo così, Pioli, chiudere un po' in crescendo dà fiducia per il futuro, c'è ovviamente l'altra parte delle medaglie, il rammarico magari di un Bologna che con le occasioni nel finale magari si è svegliato un po' tardi. Quindi da una parte fiducia per il futuro e il rammarico per questa sfida. Sì, ma non abbiamo avuto, no sono d'accordo, però non abbiamo avuto le occasioni solamente nel finale. Sì, sull'1-0 abbiamo avuto due occasioni clamorose per rimettere in piedi la partita. Nel primo tempo c'è stato un grandissimo portiere del Palermo. Assolutamente sì, però dobbiamo fare tesoro dei nostri errori, perché è chiaro che ai nostri livelli bisogna cercare di sbagliare il meno possibile. Noi qualche errore di troppo oggi l'abbiamo commesso e purtroppo l'abbiamo pagato a caro prezzo.